essere venuti ai nostri ospiti. Due parole solo per inquadrare la serata di stasera all'interno del percorso che stiamo facendo sui beni comuni e per dare appunto un senso a tutto questo percorso che stiamo facendo, che da una parte è al centro i beni comuni e dall'altra il concetto di sostenibilità. Il percorso sui beni comuni, come molti di voi sapranno, visto che molte facce sono presenti stasera, come sono stati gli altri incontri, è partito a febbraio e con la presenza a Sant'Orso di Alberto Lucarelli e Paolo Cacciari, dove abbiamo analizzato poi il concetto di bene comune stesso. Siamo poi passati a parlare di cibo sotto vari aspetti, ma soprattutto sugli avanzi. Poi abbiamo parlato con gruppi di acquisti solidali come si può passare dalle parole anche ad esperienze e azioni pratiche per fare qualcosa appunto attorno al concetto di bene comuni. E poi abbiamo parlato di rifiuti intesi come bene comune in modo un po' provocatorio, ma probabilmente anche in modo tale che il futuro possa veramente pensare al rifiuto in modo diverso da come lo pensiamo adesso. A giudizio mio e dell'amministrazione, questo percorso ha avuto alcuni grossi meriti, secondo me. Primo, quello di coinvolgere tanta gente. Dicevo prima ai nostri ospiti che mediamente abbiamo avuto presenti sempre più di 150 persone, dalle oltre 300 della prima serata alle 150 delle cucine degli avanzi e altrettante più o meno sui rifiuti. Stasera la gente arriverà perché abbiamo dovuto farlo prima, perché poi c'è un concerto dei ragazzi di Ingrumà, quindi probabilmente arriverà più gente un po' più tardi. L'altro grosso merito, secondo me, che ha avuto questo percorso che abbiamo avviato è stato quello di mettere al centro Sant'Orso su queste tematiche, nel senso che anche stasera c'è gente da Sant'Orso, ma c'è molta anche altra gente che non è di Sant'Orso. Quindi questo secondo noi è ulteriormente positivo e dimostra che il tema su cui stiamo approfondendo le conoscenze è sicuramente importante. L'altro aspetto altrettanto fondamentale è che il parlare di queste tematiche ha portato varie realtà che si impegnano attorno ai concetti di sostenibilità e di partecipazione a collaborare con l'amministrazione comunale. Penso all'incontro sui rifiuti fatto a inizio mese, fatto dal comune in collaborazione con Alto Vicentino Ricicla, e a quello di stasera organizzato dal comune ma con il grosso supporto del forum Acqua Bene Comune. A dimostrazione, e come amministrazione siamo sempre più convinti, che la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le persone, tutte le realtà che vogliono impegnarsi su queste tematiche è un passaggio fondamentale, a mio giudizio anche in risposta a quella che si sta diffondendo sempre più come antipolitica, e credo che sia l'unico modo per rinnovare le nostre realtà e dare una risposta appunto all'esigenza di partecipazione. Stasera ritorniamo a trattare probabilmente l'argomento che ha portato al centro della conoscenza di tutti e a far conoscere tutti il concetto di bene comune, ossia l'acqua. E grosso merito sicuramente in questo percorso è stato quello di tutte le persone, gli uomini e le donne che nel forum Acqua Bene Comune, sia a livello nazionale che a livello locale, sono impegnati in questo. E però, come diceva Filippo, a un anno dal referendum siamo qui ancora a chiederci, nonostante il risultato strabiliante che ha avuto quel referendum, se è stato tutto inutile. Sicuramente non l'è stato, perché al di là del tema specifico dell'acqua, probabilmente quel referendum è stata una svolta rispetto all'approccio dei cittadini rispetto alla politica. Quindi anche se dovesse andare qualcosa mai sull'acqua, credo che quello comunque è stato un passaggio storico fondamentale. Sull'acqua pensavo prima, arrivando qui, che a distanza di 3 anni abbiamo fatto 3 passaggi importanti. 2 anni fa, sempre qui a Grumo, abbiamo fatto una serata con Alex Zanatelli ed era il momento in cui si stavano raccogliendo le firme per il referendum. L'anno scorso abbiamo fatto ovviamente una serata a sostegno del referendum, diciamo. Stasera ci troviamo a capire cosa è successo un anno dopo, quindi un percorso che ci porta, che ha un
filo conduttore importante. E sull'acqua l'amministrazione comunale ha fatto anche dei passaggi direi importanti, e che se li fa solo il Comune di Sant'Orso hanno un senso relativo, però siamo contenti di averli fatti per primi. Un primo passaggio importante è stato quello di approvare in giunta una delibera che vorrebbe avviare un percorso sulla riutilizzazione dell'acqua, che a nostro giudizio è la risposta migliore al voto che hanno dato gli italiani l'anno scorso. È una delibera molto simile a quella che ha fatto il Comune di Napoli, che subito dopo l'insediamento della giunta De Magistris con l'assessore Lucarelli appunto ha fatto questa delibera e ha iniziato un percorso di riutilizzazione della società che gestisce l'acqua. E per assurdo è molto più difficile avviare questo percorso da noi che a Napoli, perché noi siamo come soci della società 35 comuni circa, e quindi questo passaggio che ha fatto Sant'Orso andrebbe fatto in tutti i 35 comuni. Sant'Orso l'ha fatto per primo, ad oggi non l'ha fatto nessun altro comune, stiamo insistendo perché anche altri comuni lo facciano. L'invito ai presenti non residenti a Sant'Orso è di spingere sui propri amministratori perché facciano questo passaggio, perché secondo noi è un passaggio fondamentale per riuscire poi a innescare tutti una serie di altri meccanismi che abbiamo in mente. Questo passaggio è stato anche qui costruito con il forum Acqua Bene Comune, che ci tengo ad evidenziare, a Vicenza ha avuto un approccio sicuramente molto costruttivo e collaborativo, non per dire che nelle altre parti d'Italia non l'ha avuto. Qua si sono prese responsabilità di cercare per quanto possibile il dialogo con le amministrazioni e con le società per riuscire a costruire insieme qualcosa che dia una risposta alle volontà dei cittadini. E alla luce di questo credo sia ulteriormente importante che le amministrazioni dei comuni della nostra area si impegnino in questa direzione. E l'altra cosa che stiamo spingendo di fare, ma anche qui l'abbiamo proposto noi, vedremo se avrà successo, è proprio per l'atteggiamento che ha avuto finora il comitato, il forum vicentino dell'acqua, avevamo l'idea che sarebbe interessante coinvolgere il forum stesso all'interno dell'amministrazione della società che è in fase di rinnovo. Anche questo l'abbiamo proposto agli altri comuni, vedremo se va in porto. Un ultimo passaggio molto pratico che stiamo tentando di fare è quello di mettere in piedi la famosa casa dell'acqua, ossia un punto in cui ci si può andare con le proprie bottiglie e portarci a casa l'acqua. L'hanno già fatto alcuni altri comuni della provincia. E secondo noi è importante sia come segnale pratico e concreto di qualcosa da fare sull'acqua, ma noi lo intendiamo soprattutto come un luogo di ritrovo. E abbiamo detto che se parliamo di beni comuni è fondamentale la partecipazione, è fondamentale il confronto. Quindi questo aspetto cercheremo di farlo proprio in questa direzione. Non aggiungo altro, vi ringrazio ancora i nostri ospiti e soprattutto il forum Acqua Bene Comune, che ripeto ci ha sicuramente dato degli spunti interessanti. Grazie e buona serata.